Noi sappiamo che, dice la prima lettura, che il prezioso vaso, il prezioso tesoro della croce, che ci dice come dare la vita, come amare, ce l'abbiamo in vasi di creta. Siamo sempre tentati di narcisismo, noi sempre, tutti. Siamo sempre tentati di ripiegarci in basso e di dire la vita è mia e me la tengo io e guai chi mi la tocca. Il tesoro della croce di Gesù, il tesoro del sangue di Gesù, che ci spinge a dare la vita, ce l'abbiamo in vasi di creta. È dentro una vita fragile, resa fragile proprio dal nostro egoismo, dal nostro narcisismo. Ecco, allora, sull'esempio di San Giacomo Apostolo, di San Pio da Pietrelcina, che se sono santi, sono santi innanzitutto perché hanno speso la vita per noi, per tutti. Ecco, viviamo così questa giornata, oggi, nelle varie circostanze, nei vari incontri con le persone che abbiamo accanto, nel nostro lavoro, nel nostro tempo libero, in questo tempo di ferie, viviamo questa giornata regalando la vita, donando qualche cosa di noi stessi. Ed è la cosa più bella, la cosa che più ci dà gioia e ci dà pace.